or rush the shadow to a doctor? No. Because we know that the shadow is not ourselves. We don't identify with the shadow. Noi sappiamo che l'ombra, non ha un'identità. Non ha un'identità come ce l'abbiamo noi. L'ombra è come voi, come la vostra personalità. Non ha nessuna realtà e non merita di avere nessuna attenzione. Non fate della vostra ombra il centro della vostra vita. Eppure il corpo viene paragonato all'ombra. Dovremmo essere distaccati nel vedere la nostra vita e dovremmo vedere la nostra vita come vediamo la nostra ombra. Two people start to argue. Riguardo all'ombra, ora provate a pensare a due persone che iniziano a discutere e voi siete la terza persona. Solitamente non si vorrebbe essere coinvolti in una discussione. Se essi iniziano a colpirsi a vicenda, voi non vorreste entrare nella loro lotta verbale. Quindi voi siete come il testimone che sta a guardare gli eventi. Essi sono esterni a voi, voi non vi identificate con quegli eventi, voi dite, questo non sta accadendo a me. Voi semplicemente state a guardare che le cose accadono. Voi siete l'osservatore e quella è la scena e come osservatore non siete la scena. E quindi se voi poteste attraverso l'indagine interiore iniziare ad osservare quella situazione e iniziare a vedere che voi come consapevolezza siete il testimone, quindi siete consapevoli di ciò che sta accadendo, ma senza identificarvi con esso. Quindi se riuscite a diventare consapevoli di ciò che vi sta accadendo e che non vi è identificazione con ciò che sta accadendo, ma se voi come il testimone riuscite a iniziare a vedere cosa vi sta accadendo dentro nell'esperienza ordinaria di tutti i giorni, vi renderete conto che siete consapevoli di ciò che accade, ma non siete parte della scena. Nel momento in cui realizziamo che questa cosa è vera, realizziamo che siamo solo testimoni, per esempio, io ho perso i miei occhiali da sole e qualcuno li ha trovati e mi identifico col fatto che ho perso i miei occhiali di marca che ho comprato ieri. In questo modo mi sono identificato con la situazione. Ma se non avessi avuto i sensi, avrei detto, io sono il testimone e sto testimoniando che Hislop ha perso i suoi occhiali. Quindi dov'è
il grande affare di questa cosa. Questo è un punto molto importante e spero che voi gli abbiate dato un po' di attenzione. Riguarda l'aspetto di voi stessi come testimone. Se associamo le affermazioni molto chiare di Swami, ovvero tutto ciò che accade nella nostra vita, dice Swami, ora dopo ora e giorno dopo giorno, quello è solo il corso impersonale della natura. La natura ha il suo proprio scopo di servire. E ciò che appare prima di voi, la scena non è l'osservatore, voi siete il testimone della scena. L'osservatore non è ciò di cui è testimone. Provate a sperimentare questo un po'. Così vedrete che mentre la vostra vita e le vostre esperienze cambiano giorno dopo giorno, la consapevolezza di ciò che accade non cambia mai. Prima che io perdessi i miei occhiali, ero consapevole degli occhiali e dopo aver perso gli occhiali, ero consapevole che avevo perso gli occhiali. E quando mi furono riportati gli occhiali, fui consapevole che gli occhiali mi erano stati restituiti. Quindi guardai a quella consapevolezza come dal momento in cui io avevo perso i miei occhiali al momento in cui avevo ritrovato i miei occhiali, ogni momento vi era consapevolezza. Quella consapevolezza non era mai cambiata. Era la stessa prima, durante e dopo tutto l'evento riguardo ai miei occhiali. And you'll see that there is no change whatsoever before, during and after that picture is witnessed. Witness remains the same. La consapevolezza rimane immutata da qualsiasi cosa. Your earliest memory of yourself as a child. I'm sure you can do it. I can do it. Where am I talking about a child playing out in front of a lawn in Canada with the family Ora, doctor? se voi fate un'indagine interiore I see that my awareness e vi then chiedete is chi sono precisely the io? same as it is today. I haven't learned anything. I'm exactly the same as E I was vedete before. la situazione No change. prima di Whatsoever. sperimentare, So dicendo: therefore, questa è la mia vita awareness e queste sono le cose che stanno accadendo is more my durante life la mia vita tutto il than tempo. this life that changes continuously. E tutto ciò che Now, accade mi cambia you in un pointed out modo o what Swami said nell'altro. about that. Whenever I go to the Santa Village, Le esperienze ci you know, cambiano, there's questi tremendous sono gli talk eventi in della one mia particular vita e corner qui of c'è la Dr. Street. consapevolezza di quegli eventi. Ora, la consapevolezza So non whenever cambia I go mai, è there, sempre la you know, stessa. Gli Peggy has eventi this tremendous cambiano talk. continuamente, And non so sono mai gli I get a stessi. thought Quindi se guardo a me stesso, into sono più listening propenso to a God essere Master, colui che non one cambia who is mai o solid colui che question, cambia solid continuamente e quindi question non è and answer. identificabile. So I agree. Realizzate And che so voi we siete get la a solid consapevolezza che non question cambia of mai. questions and answers. Provate, provate a Now, at that sperimentare time, l'esperienza di voi I was stessi sitting on come the bed testimone di ciò and che right up here accade. to Swami's floor Vedrete e was osserverete voi somebody else stessi observing come that il particular time testimone very close e to Swami's vedrete floor che quella on the bed. consapevolezza non cambia in And he nessun was so modo, then prima, interviewing the durante e observer, dopo ciò che not state my thought. testimoniando. Almost every Il day he was testimone talking dentro about di what was going voi, on in ovvero my la thought. consapevolezza, Swami rimane would sempre call la my name. stessa. And so then when I Probabilmente i prayed, vostri pensieri he would torneranno a call me and lampeggiare nella say, vostra memoria, Pietro, il ricordo oh, it's me, precedente remember di the voi long stessi friend. come bambino. Yeah. And then you always have in you maybe somebody else like Mr. Rotman or or somebody else. Mi viene in And mente so quando I ero was piccolo e sitting there giocavo di listening to him fronte al talking to prato these in people. Canada And sometimes he would let me con i miei ask him cani. E questions too. vedo la mia In fact, consapevolezza di allora, che è la I'll tell you stessa di about that. quella di oggi. Non This is an interval I'm ho imparato niente, dissatisfied sono when I talked esattamente about lo it stesso before. di prima, quindi You'll quella consapevolezza è il come mio back. vero sé So, rispetto a questa one vita che time I cambia was sitting there, and continuamente. so he
Ora, per darvi il punto di vista di ciò che Swami ha detto su questo, ogni volta che io vado a Prashanti Nilayam ci sono dei discorsi, ci sono persone che fanno dei discorsi fuori dall'ashram e anche all'interno. Io ho tenuto dei discorsi e anche delle sessioni di domande e risposte e gli ascoltatori facevano delle domande. Quindi abbiamo avuto una sessione di domande e risposte. A quel tempo ero seduto nella veranda e proprio vicino alla porta di Swami, io vidi che Swami stava avendo delle interview con autorità importanti e mi chiamò dentro. Quindi ascoltai Swami parlare a questo editore e ad altre persone. A volte Swami mi permetteva di ascoltare le domande che gli venivano fatte. Quindi una volta ero seduto lì e Swami iniziò a muovere la sua mano in questo modo. E stava dicendo, io stavo dicendo a Swami che mia moglie era malata e dissi, e lui disse, ogni volta che tua moglie ha un dolore, vieni a lamentarti da Swami. Questo probabilmente era la verità e quindi lui fece un movimento con la mano e produsse un lingam e disse, guarda, in questo lingam c'è una linea che attraversa il centro, come un cuneo che scende. E se guardi, vedi le due parti divise. Ci sono due parti, il lingam è diviso in due parti e le due parti sono diverse. Quindi Swami ha creato questo per te, questo lingam è per te e per tua moglie. Questo lingam, una parte rappresenta tua moglie, mentre l'altra parte rappresenta te. Ogni mattina devi metterci sopra un po' d'acqua e bere quest'acqua. Poi vidi che teneva in mano il lingam nella sua mano e poi il lingam scomparve. Poi mosse ancora nuovamente la sua mano e nella sua mano comparì un oggetto straordinario, come se fosse fatto di vetro, e Swami disse, questo è Shakti. Questo è davvero molto molto importante e descrive Shakti, e Swami descrisse Shakti e poi dall'altra parte veniva fuori un aspetto strano e disse che era Shiva, quindi un lingam con Shiva e Shakti, l'energia di Shiva e Shakti, diceva. Sono pieni di potere. La cosa più importante che possa esistere, disse Swami. E io dissi, e Swami disse, vuoi avere questo? E io dissi, Swami, io non so, l'altro lingam era per entrambi, per me e per mia moglie. E quindi, ed egli lo fece scomparire dicendo che non aveva ancora preso una, che non avevo ancora preso una decisione. E dopo gli chiesi, Swami, posso avere entrambi i lingam? E lui disse, tu sei proprio incorreggibile. E io dissi, va bene, e disse poi, va bene, ve li do entrambi. Fui chiamato dentro la stanza quasi ogni giorno. Dopo aver tenuto un discorso con sessione domande con i devoti, Swami si rivolse immediatamente a me dicendo, Islop, tutto ciò che hai detto ai devoti ha confuso quelle persone. E io dissi, Swami, cosa intendi dire che li ho confusi? Beh, quando loro fanno una domanda, tu dovresti rispondere dal punto di vista di un dato di fatto che loro non comprendono. Non comprendono affatto. Loro ti faranno un'altra domanda basata su ciò che non hanno compreso la prima volta. Quindi sono molto confusi. Egli disse, le tue risposte erano buone, ma quella non è la medicina per loro. Gli insegnamenti giornalieri di Swami sono la vera medicina per loro. Quindi il giorno dopo c'era il gruppo degli italiani che mi chiedeva di parlare con loro. Loro stavano parlando lontano, si trovavano dalla parte opposta, vicino all'ufficio di Swami, dell'ashram, un po' lontano dall'ufficio di Swami. E quando la nostra conversazione con Baba sul fatto che non avevo fatto nulla, anzi avevo confuso le persone, finì, io dissi, Swami, qui c'è un errore. Swami era dietro a una porta di vetro che separava il posto in cui io tenevo la conferenza. Come faceva a sapere che io avevo detto quelle cose ai devoti e
E che loro, e le domande, come faceva a sapere le domande che mi aveva fatto, che mi avevano fatto. E disse: Swami, tu eri molto lontano, è impossibile sentire qualsiasi cosa o vedere qualsiasi cosa da quella distanza, e nemmeno vedere qualcosa, qualsiasi cosa. Swami, come fai a conoscere tutte queste cose? Hai mandato qualcuno a sentire? E lui disse: No, Islop, io ero lì con voi con la mia consapevolezza onnipresente, perché questa è la mia natura. So Swami,